Salve a tutti, io sono il vostro amico Gabri Costa, l'amante e tutor dei videogiochi. Ho deciso di farvi vedere tantissimi personaggi del gioco Injustice, però sono della DC Comics. Se questo video vi piace, iscrivetevi al canale e commentate. Ok, basta con le presentazioni e diciamo subito i personaggi. Se siete pronti, possiamo cominciare. Cominciamo da Aquaman. Aquaman, nato da padre umano e madre atlantidea, l'ibrido Arthur Curry è il legittimo erede al trono di Atlantide e ha giurato di proteggere il mondo di superficie dai mostruosi pericoli provenienti dagli abissi. Ha una forza e resistenza superumane, capacità di respirare sott'acqua, controllo telepatico delle creature marine, leadership naturale, controllo delle mosse d'acqua e può volare. Attenzione, quando si seleziona una skin alternativa, la biografia e i poteri cambiano. Diventa una dittatura. I contatti di Aquaman con la superficie sono stati minimi. Solo recentemente ha deciso di allineare Atlantide con il regime di Terra Unita, guidato da Superman. Sottomettente Atlantide non è stato facile, ma era. Poi diventa un flashpoint. Quando suo padre è stato assassinato da agenti atlantidei, Arthur Curry è stato portato ad Atlantide. Cresciuto senza conoscere la compassione, Aquaman è ora un tiranno in guerra contro Wonder Woman e le sue amazzoni di Themyscira. Al controllo telepatico delle creature marine. Ora si fa molta attenzione perché Aquaman diventa la notte più profonda. Dopo aver trovato il luogo in cui riposa sulla terraferma, l'anello del potere nero riporta in vita Aquaman e diversi suoi alleati di Atlantide. Al termine della notte più profonda, Aquaman e molti altri sono completamente ristabiliti. Adesso è diventato un non morto, uno zombie. Ok, passiamo al prossimo personaggio, ragazzi. Adesso vi spiegherò Ares, il dio della guerra, ma temo che non sia uno dei buoni. Il dio della guerra Ares prospera grazie al conflitto, perciò fa ogni cosa in suo potere per attizzare il fuoco nelle guerre umane, con grande dispiacere di Wonder Woman e delle sue compagne amazzoni di Themyscira. Ha una superforza, velocità e resistenza superumane, padronanza di tutte le armi e le tattiche militari, è immortale, ha la capacità di rallentare il tempo, proiezione di energia e ha una negromanzia. Ora attenzione e ascoltate le sue skin alternative. Anche Ares fa parte della dittatura. Il regime di Superman è stato efficiente nel reprimere la violenza. Quando l'indebolita divinità scopre che degli eroi di un mondo parallelo stanno combattendo le forze di Terra Unita, aiuta il conflitto a divampare. Ora diventa tradizionale. Il dio greco della guerra, Ares, prospera grazie al conflitto, perciò fa ogni cosa in suo potere per attizzare il fuoco nelle guerre umane, con grande dispiacere di Wonder Woman e delle sue compagne amazzoni. Io vi saluto, ragazzi. Non pensate che sia finita qui, perché altri video vi aspettano con altre spiegazioni dei personaggi di Injustice da farveli vedere tutti quanti. Ok, ci salutiamo. A presto ragazzi. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.